Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di diastasi addominale. Che cos'è? Cause, sintomi e rimedi. E per farlo siamo in collegamento da Roma con il dottor Luca Piombino. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a voi. Dottor Piombino, spieghiamo con termini semplici che cos'è la diastasi addominale e perché colpisce le donne dopo aver partorito. Bene, cominciamo col fare una premessa. In medicina per diastasi si intende la separazione dei muscoli retti dell'addome, separazione che avviene durante le fasi di gravidanza, dove praticamente questi muscoli sono collegati, sono uniti attraverso una banda di tessuto connettivo, la cosiddetta linea alba, che durante le fasi di crescita del feto si va a creare un estiramento della stessa, quindi un aumento dello spazio tra i due muscoli retti dell'addome. È chiaro che questo tipo di problematica può essere più o meno severo, a seconda se comunque le donne sono alla sua loro prima gravidanza o altrimenti hanno avuto più di una gravidanza o un parto gemellare o un feto abbastanza grave. È chiaro che maggiore noi andiamo a applicare una forza di spinta sui due muscoli dell'addome, maggiore sarà comunque la diastasi dei muscoli retti. C'è da dire che comunque la diastasi dei muscoli retti non è soltanto associata alle gravidanze, tant'è che anche alcuni uomini ne possono soffrire. Possiamo avere una diastasi dei muscoli retti in un paziente obeso o comunque a seguito di un'intensa attività sportiva o di uno sforzo, spesso associata quindi anche a delle ernie ombelicali. Ad ogni modo, tornando alla diastasi addominale nella gravidanza, c'è da dire che comunque non tutte le donne ne soffrono, in che senso? Che durante una gravidanza comunque il nostro corpo tende a correggere da solo questo tipo di problematica, quindi lasciando un minimo gap, o in alcuni casi quest'ultima non può essere risolta completamente. Devo dire che l'immagine che abbiamo visto prima ci fa capire in maniera molto chiara che cosa succede quando si ha una diastasi addominale. Che cosa porta la diastasi addominale a chi ne soffre? È solo un problema estetico, dottore? Allora, sicuramente non è solo un problema estetico. Ritornando a quell'immagine che abbiamo visto prima, si nota come i due muscoli retti dell'addome si separano completamente, andando a creare quindi uno spazio lungo la linea alba. Questo che cosa succede? Succede che noi andiamo ad avere alcuni fastidi associati, chiaramente a seconda se la diastasi è più o meno grave, quali possono essere la mancanza di alcune funzionalità dei muscoli retti, come ad esempio quello di contenere le viscere intestinali o di stabilizzare il tronco. Quindi in una severa diastasi cosa succede? Che si perde quindi in parte la stabilizzazione del tronco, quindi possiamo avere mal di schiena associato, alcune posture scoliotiche o in alcuni casi, come abbiamo visto, gli organi interni non possono essere più ben contenuti, andando quindi a spingere verso l'esterno. Infatti in molte diastasi, soprattutto in quelle severe, andiamo a vedere una sorta di persistenza di, come dicono le pazienti, di una pancetta, oppure in alcuni casi sembra come se la paziente fosse ancora incinta, o diversamente andiamo a vedere che a seguito di alcuni sforzi, soprattutto durante le attività sportive, è come se abbiamo la formazione di una cresta lungo la linea alba. Questo è dato proprio dalla pressione che aumenta all'interno delle cavità intestinali e le viscere spingono, non essendoci più contenimento abbiamo questi effetti. Effetti che chiaramente non possono essere risolti né con attività sportiva e né con altre funzioni che se non ricorrere ad un intervento chirurgico. Quando è possibile, dottore, fare un intervento per diastasi addominale post gravidanza? Beh, questa è una delle domande più frequenti, anche perché spesso molte donne subito dopo il parto cominciano a lamentare questa problematica, ricercano ormai su internet e si rivolgono allo specialista. Prima di tutto è importante attendere almeno un anno. Prima di tutto, come dico sempre io, per godersi anche il neonato e successivamente anche per valutare quello che è la capacità del nostro corpo di risolvere spontaneamente il problema. Successivamente, dopo un anno, se vi è ancora persistenza di fastidi, è fondamentale una visita con uno specialista, valutare durante la visita
quello che è più o meno la presenza o la severità della diastasi dei muscoli retti, ed abbinare anche degli esami strumentali, quali possono essere un'ecografia della parete addominale o una risonanza magnetica sotto sforzo, e per studiare la severità della stessa, ed eventualmente per andare a identificare se possono esserci alcune piccole ernie ombelicali. Quindi questo è fondamentale sia per decidere gli step da seguire per un'eventuale correzione chirurgica, ossia per capire se ve ne è anche la necessità. Dottor Piombino, quando lei si trova tu per tu con le sue pazienti e le chiedono aiuto appunto perché soffrono, perché hanno il problema di diastasi addominale, che cosa le chiedono in realtà? Beh, di solito le pazienti cominciano a lamentare quelli che sono i disturbi che abbiamo prima elencato. O in alcuni casi lamentano soltanto il risultato estetico, tant'è che molte pazienti spesso lamentano sia il cambiamento dell'addome dovuto alla diastasi dei muscoli addominali, sia il cambiamento del seno dovuto all'allattamento, tant'è che molte di esse scelgono delle procedure combinate che è mastoplastica additiva e mini addominoplastica o addominoplastica. Quindi di fatto è una combinazione tra fastidi e problematiche di natura estetica che fanno sì che la paziente si rivolga allo specialista al fine di andare a capire qual è la procedura ottimale per poter risolvere tale problematica. Dottor Piombino, per quanto riguarda la fase chirurgica, ci potrebbe dare delle informazioni? Allora, l'intervento di correzione della diastasi dei muscoli retti di per sé è un intervento che si chiama addominoplastica o mini addominoplastica. E è chiaro che, come abbiamo detto in precedenza, ci sono indicazioni diverse, possono esserci diastasi più o meno severe, e molte pazienti, a seguito di una gravidanza, così come anche a seguito di un po' di perdita di peso, possono avere quindi più o meno un eccesso di tessuto, prevalentemente nei quadranti inferiori dell'addome. Spesso quadranti inferiori che vengono anche interessati con più o meno importanti smagliature. Quindi l'intervento di addominoplastico, mini addominoplastica, in che cosa consiste? Consiste nel creare un accesso, ok, sovrapubblico, più o meno lo stesso accesso del taglio cesareo, un pochino più lungo, dove praticamente da questo accesso viene creata un'applicatura, vengono diciamo ricuciti i muscoli dell'addome al fine di andare a ricreare la normale linea d'alba, pensando alla riunione, diciamo, delle due strutture dei muscoli dell'addome, e dopo successivamente, in alcuni casi, si sceglie se riposizionare o spostare l'ombelico e se rimuovere più o meno del tessuto in eccesso. È chiaro che se abbiamo del tessuto in eccesso dei quadranti inferiori dell'addome, abbiamo un secondo beneficio che è quello di rimuovere tutte le smagliature associate di questi stessi quadranti. Dottore, invece per quanto riguarda la fase post-operatoria, sarebbe interessante parlarne proprio per far capire a chi si accinge proprio, ha deciso di fare questo tipo di intervento, a cosa va incontro. Allora, di solito c'è da considerare che è un intervento che va fatto in clinica, in una struttura che può consentire anche una notte di ricovero, perché non essendo diciamo, un intervento di chirurgia minore, logicamente vanno seguite determinate attenzioni. È importante scegliere sempre, come dico io, uno specialista che sia in grado di eseguire correttamente questo intervento, sia da un punto di vista di correzione funzionale della diastasi dei muscoli retti o dell'addominoplastica, sia al fine di lasciare un risultato estetico quanto migliore possibile. È importante far sì che, per esempio, la cicatrice sia molto bassa in modo da poter essere coperta da uno slip o comunque da un costume, e far sì che la paziente, una volta che ritorni alla vita normale, non abbia nessuna stigma relativa alla procedura chirurgica. L'intervento, successivamente ad una notte di ricovero, richiede almeno una settimana di riposo. Per riposo non intendo riposo assoluto, ma comunque una settimana dove la paziente non va ad applicare degli sforzi, ma fa attenzione in modo da poter ritornare poi dopo lentamente alla vita quotidiana, che avviene solitamente intorno a 1 o 2 settimane. L'attività sportiva solitamente si può riprendere dopo un mese, un mese e mezzo.
Delle domande che spesso mi fanno le pazienti se possono, ad esempio, avere altre gravidanze dopo la correzione chirurgica. Sì, possono avere successivamente una gravidanza, ma chiaramente quello che io sempre consiglio, prima di eseguire un intervento chirurgico, di valutare se vuole più o meno avere altri bambini, perché forse potrebbe essere più corretto attendere che per formare un intervento per poi dopo eventualmente decidere di avere una gravidanza successiva. Solitamente la correzione della diastasi dei muscoli retti è un intervento che, se ben eseguito, non crea problematiche o fastidi, discomfort, diciamo, notevoli successivamente all'intervento. Dottor Piombino, io la voglio ringraziare per tutti i consigli che lei ci ha dato oggi e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.